Ragazzi, oggi sono qui al posto del raduno che si terrà il 26 febbraio per darvi qualche informazione e farvi vedere come funziona l'handbrake della Recluse. Partendo dal fatto che l'handbrake servirà per usare il freno posteriore utilizzando non il comando sulla pedivella, ma utilizzando per l'appunto le mani. Come funziona? Semplicemente questa è una pompa fatta apposta dalla Recluse, dove c'è dentro olio il quale, tramite questo tubo, si va a immettere in uno sdoppiatore, che sarebbe questo, per la pompa posteriore. Quindi si può frenare sia con questa che con lui. Questa ha diversi livelli di regolazione. Con questo regoliamo la distanza che avremo dalla manopola alla leva e con questo la forza con cui bloccherà. Quindi, posizionando la levetta verso il basso, la pompa funzionerà di meno, quindi andrà a bloccare dopo. Invece, se la posizionava verso l'alto, bloccherà praticamente subito. Io mi trovo comodo a usarla a questo livello. Come handbrake è veramente ottimo, si può dire, siccome si usa sempre la pinza posteriore, ma c'è di meglio siccome ci sono appunto impianti dove c'è una pompa apposta collegata a un'altra pinza. Ma tenendo conto che quegli impianti costano sui 600-500 euro con doppia pinza, pastiglie, pompa, eccetera, questa si può dire che è un'alternativa economica, siccome lavora veramente bene. Anche se tanto economica non è, siccome costa nuova di listino 350 euro. Quindi ora vi farò vedere qualche impennata, vi farò vedere come lavora bene. Come notate, frena molto bene, cioè come se frenasse col piede. Ora ce l'ho praticamente il bloccaggio al massimo. Cambio un attimo di meno per impennare. Avete visto nel momento in cui ho frenato, frena. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate con cosa vorreste vedere nel prossimo video. Noi ci vediamo se ci siete al raduno, se no ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!